seguirlo in tutte quelle zone del campo dove lui invece è in comfort, e poi ancora, come è stato nelle altre partite, la difesa di Milano, la pressione. Rimangono 6 secondi per l'attacco dell'Olimpia, rimessa da lato, affidata a Devon Hall, Napier contro Petrucelli, crea separazione con Osterberg, si alza per la tripla e la segna. Rimessa l'attacco di Melli, quindi extra possesso per Milano, si porta Napier sullo stesso lato del capitano, pick and pop con Melli che ha attaccato, spazio per la tripla, la manda a bersaglio. E adesso con questi liberi porta Brescia sul meno 2, ricezione profonda per Mirotic contro Kelly Gabriel, un palleggio, poi il ribaltamento per un liberissimo Savone Schiz che manda a bersaglio la tripla. Ha voluto, sentendosi caldo, provare intanto la zona di Brescia. La Cadori la penetra molto bene e crea un ottimo tiro per Devon Hall. Palla Petruccelli che si butta dentro, crea separazione in qualche modo. La palla sarà tutta sul ferro, ma viene tolta la porta in modo assolutamente regolare. Heinz per Devon Hall che va dall'altra parte rispetto al blocco del 42. Si prende una grande linea di fondo. La Cadori va nell'angolo per servire Pippo Ricci. Dentro Heinz contro Bilan. 5 secondi per andare al tiro. Heinz prova a girare intorno a Bilan. La perde, la raccoglie Voigtman che segna e subisce anche il contatto palloso. Hall riceve accoppiato della Valle, la mette per terra, aiuto di Comis che era stato un fattore importante in gara 2. Ricci liberato da Flaccadori, molto ben congegnati con la palla che si è mossa spesso bene per Milano. Flaccadori va da Hall che la mette per terra per poi tornare da Flaccadori. Heinz si avvicina per portare il blocco, Flaccadori va dall'altra parte, ancora libera Pippo Ricci per un'altra tripla di Samas Cristo. Qua però rimane in un mismatch contro Voigtman, la difesa collassa dentro, liberato Napier sulla punta. Milano gioca da manuale, sta attaccando benissimo. Sa che se Milano lì fa uno stunt eccessivo deve avere il coraggio di prenderla subito. Però continua a segnare l'Olimpia con Chabas Nipi. Anche quel dubbio di percentuale che c'era rimasto, che o andava dentro o procurava un altro tiro facile per i suoi compagni. Mirotic da tre. Esempio, ma su Schiz può ricevere, può essere pericoloso vicino all'area, può andarci come adesso con Melli che provoca queste situazioni qua. Napier in punta, segue il blocco da parte di Mirotic, Gabriel ruota su Napier, Todud vuole andare da Mirotic, poi cambia idea e fila un grande passaggio, skip nelle mani di Savoy Schiz, che palla di Todud. Adesso vediamo con Petruccelli da tre se Milano cercherà di sfruttare il gap che ha in quel ruolo. Heinz riceve, virata contro Bilan verso il fondo, Bilan tiene molto bene in difesa, Schiz in difficoltà, deve andare da Ricci. Sì, una linea di passaggio, ma è proprio a Milano, e poi qui un regalo perché è difficile per Brescia a livello proprio mentale, è difficilissimo. E Schiz va per la giugulare, scambio fra Hall e Melli, Melli riblocca, poi rolla, buona rotazione difensiva da parte di Gabriel, taglio di Pippo Ricci, molto brava Milano. Rimessa per Devon Hall, si vuole Mirotic, vince le doppie ritorno, invece si prende la tripla da palleggio. Che giocata di Nicola Mirotic, isolato sul quarto di campo, Mirotic la mette per terra, prima sportellata, cioè prova a infilarsi sotto la spalla di Gabriel. Sì, però lo dicevamo, no? Da insieme di tre partite, che è uno di quei giocatori che deve fare qualcosa di extra. Lo fa con Della Valle che prende Schiz, blocco di Heinz, Schiz le gira intorno, Massimo prova a rallentarlo, palla di Schiz splendida nell'angolo per la tripla di Pippo Ricci, la quarta della partita. Come questi Ricci possa uscire, giustamente va ad aiutare in area perché altrimenti succede questo. Heinz riceve a centro area, poi serve Flaccadori che sbaglia la tripla, poi Heinz la tocca ancora, la tiene via per Voigtman. 4 secondi, attacca sul fondo, aiuto di Schiz, però Achele si concede di fatto la stoppata di Voigtman che riparte con 3 secondi, va da Heinz che deve forzare il tiro sulla sirena. Prima il qua, Voigtman aveva un mismatch netto, non è riuscito a segnare sbagliando il tiro in fade away, ma ancora si è creata un'opportunità di rimbalzo in attacco per Milano, trasformata in 3 punti da Devon Hall. Possesso offensivo, ancora scambio fra Voigtman e Flaccadori, con Flaccadori ha un po' di spazio per attaccare l'area. Perfezione il recupero della Valle per Coffins, Voigtman salta e anticipa il lungo avversario e allora lancia Devon Hall che va indisturbato al ferro. Entriamo negli ultimi 3 minuti di partita, Hall attacca Massiburg, ancora una volta l'area completamente libera. Finisce così le Assetto Emporio Armani Milano, è la prima qualificata alle finali di questo campionato.